Daytona, il Supercross fuori contesto. How does it feel? Non c'è Daytona senza Tomac, non c'è Tomac senza Daytona. Comunque la si guardi, la sostanza non cambia. Quello che si corre in Florida resta l'appuntamento dal risultato più semplice da pronosticare. La storia dice che con quella di sabato scorso sono 7 le vittorie che Eli Tomac ha capitalizzato nell'International Speedway dal 2016 ad oggi. I record sono fatti per essere battuti, ma questa volta è dura, dura davvero. Nota curiosa, se chiedete a Tomac quale sia il segreto per vincere Daytona, la sua risposta potrebbe sembrare sorprendente. Il segreto è che non c'è alcun segreto. A Tomac piace guidare in quello strano supercross, strano perché fuori contesto, diverso in tutto. La pista di casa, quella in cui abitualmente si allena, ha caratteristiche simili a quelle della Florida. La sabbia e i salti sono come quelli del suo tracciato. In aggiunta c'è l'aspetto emozionale. Lui dice quando si accendono le luci e alla fine quel podio ai cui piedi si accalca una marea di gente. Niente come un normale supercross. Non si corre in uno stadio, il tempo sul giro è paragonabile a quello delle piste dei Gran Premi. Il tracciato è multitraiettorie in ogni sezione e soprattutto caratterizzato da tratti molto molto veloci che impongono lievi aggiustamenti al setup. C'è sabbia, terra che si scava, ci sono buche e profondi canali come quelle delle più morbide piste outdoor. Sono sempre 20 minuti più un giro, ma quel giro finale rispetto ad un tradizionale supercross vale doppio. Daytona Supercross con caratteristiche da outdoor, lo confermano anche i dettagli. È vero che nel corso della finale piovigina, ma avete mai visto un pilota correre un supercross con il roll-off agli occhiali al posto dei lenti a strappo? A Daytona succede anche questo, guardate là il Tomac. Ricky Carmichael e James Stewart utilizzano lo stesso metro per dare la misura di gara e campionato. Per entrambi è ormai chiaro che quando serve Tomac fa il Tomac, Webb è in grande fiducia e di mollare non se ne parla. Poi c'è Sexton, che resta quello che a tratti esprime la maggior velocità, ma continua a fare troppi errori dentro la stessa finale. La discontinuità lo sta caratterizzando. I tre insieme hanno alzato l'asticella e spaccato in due il campionato. Un anno fa la sensazione è che ci fossero più piloti in grado di vincere almeno un main event. Lo avevano fatto tra gli altri Anderson, Rotzen, Musquin. Quest'anno non è così. Il campionato di Tomac, Webb e Sexton è di un livello pazzesco, inarrivabile. Stewart dice che ogni vittoria sembra aggiungere qualcosa a Tomac, anche sul piano dell'empatia con i tifosi. Lo avete visto come ha festeggiato sul podio di Daytona? Una sorpresa. Tomac si diverte, vince e scherza sul suo futuro. C'è chi dice che stia pensando a continuare per un altro anno e questo complicherebbe le cose a molti piloti. Dei primi 10 della classifica solo Christian Craig ha il contratto per il 2024. Gli altri devono ridiscutere i loro accordi. Tomac potrebbe condizionare fortemente il mercato. Ancora Stewart, questa volta su Cooper Webb. Coop, come dicono loro, è in fiducia, motivato e consapevole della sua forza. È il solo che riesce a mettere pressione a Tomac. Ha sbagliato una cambiata. Lui ha detto neutral, che vuol dire folle. E questo ha messo in discesa la gara di Tomac, ma dopo 22 minuti ha chiuso a meno di 2 secondi dal rivale. Ad Indy, in una pista più stretta e piccola, per me è il favorito, vedremo se Tomac riuscirà a smentirmi. Sexton litiga con la sabbia, con le traiettorie, con Barcia, sbaglia nei canali, manda in stallo il motore della sua Honda, si attacca all'avviamento elettrico, porta a casa un terzo posto che fa classifica, ma a Daytona non ha mai dato la sensazione di poter impensierire i due davanti. È ancora lunga, ma al momento Tomac e Webb ne hanno di più sul piano della stabilità di rendimento. Hunter Lawrence senza se e senza ma, la 250 East Coast è roba sua. Vista la superiorità non resta che aspettare di vederlo in pista contro il fratello. Cadute, brutta e pericolosa quella di Ferrandini nel Press Day, brutta ma meno pericolosa quella di Tom Vial, che forse ha buttato le ortiche al podio a Daytona. Motocross di marzo in edicole vi aspetta, o se preferite nel nostro sito per l'acquisto online. Ci vediamo tra 7 giorni dopo il via del campionato del mondo in Argentina.